Paolucci, oggi presentate questa risoluzione per quanto concerne l'utilizzo dei fondi europei per le borse di studio degli studenti abruzzesi. Da dove nasce questa iniziativa? Ma nasce da una iniziativa dei Giovani Democratici che il gruppo ha voluto raccogliere e che chiaramente si inserisce in un contesto nel quale vogliamo presentare un progetto organico di rilancio per tutta la nostra regione che tocchi tutti i settori. È la volta, per quanto ci riguarda, di affrontare il tema dello studio, della formazione, degli studenti, agevolando tra borse di studio, restituzione delle risorse relative ai trasporti di cui appunto studenti e lavoratori non hanno potuto usufruire in questi 3 mesi di emergenza, e inoltre il tema locazioni e affitti. Sono 3 misure importanti che raccoglieremo come spinta che viene anche dai Giovani Democratici con degli emendamenti e per i quali chiediamo al governo della Giunta Lenta di farsene carico. Vogliamo un progetto di rilancio per la nostra regione complessivo e che tocchi tutti i settori. Le proposte dei Giovani Democratici sono 3. La prima, appunto, come hai ben detto, quella delle borse di studio, di una copertura vera delle borse di studio, non come quella solamente promessa dalla regione che sostanzialmente prende i fondi del prossimo anno e li porta a quest'anno, rimandando e se possibile aggravando ancora di più il problema per l'anno prossimo. La seconda proposta è un sostegno vero di 500 euro a quegli studenti abruzzesi fuori sede e agli studenti fuori sede in Abruzzo che non hanno già una copertura analoga nella loro regione di provenienza, al di sotto di una determinata soglia di reddito, per stare vicino a quegli studenti fuori sede che hanno più bisogno. L'ultima proposta è più un auspicio, è l'auspicio che la Giunta applichi e mette in campo delle sinergie con le 3 ATSU affinché gli studenti beneficiari totali di servizio di mensa, quindi sostanzialmente quegli studenti che mangiano gratis nelle mense di Ateneo, possono avere un sostegno tramite un assegno, tramite dei buoni pasto, ora che le mense sono chiuse non possono più usufruire di questo servizio essendo chiusi anche gli Atenei.